si videro una domenica pomeriggio mentre il signor Linton era a messa. Dal momento in cui le aveva posato gli occhi addosso, era stato colpito dalla stessa mia convinzione che non ci fossero prospettive di guarigione. Era spacciata, destinata a morte certa. «Oh, Katie, oh vita mia, come posso sopportarlo?» fu la prima frase che disse. «E adesso?» disse Catherine. «Tu ed Edgar mi avete spezzato il cuore, Heathcliff, e tutti e due venite a piangere da me per quanto è successo, come se foste voi quelli da compatire. Io non avrò compassione per voi. Proprio no. Tu mi hai uccisa, e ne hai pure tratto giovamento, penso. Quanti anni hai intenzione di vivere dopo che me ne sarò andata? Non torturarmi fino a farmi impazzire come te!» esclamò Heathcliff. «Tu da sola ti sei spezzata il cuore, Catherine, e così facendo hai spezzato il mio. Oh, vedi, Nelly, nemmeno per tenermi fuori dalla tomba è disposto a intenerirsi per un istante. È così che sono amata. Bene, non importa. Quello non è il mio Heathcliff. Il mio continuerò ad amarlo e lo porterò con me. Ce l'ho nell'anima.» Ci fu un attimo di silenzio tra i due. E poi, quasi senza accorgermene, i due si unirono in un abbraccio quasi senza fine, in cui pensai che la mia padrona non ne sarebbe uscita viva. Infatti, poco dopo persi i sensi tra le braccia di Heathcliff. Il giorno dopo mi recai da lui per dirgli che la signora Catherine era morta la notte stessa. Heathcliff andò la sera stessa di nascosto in casa Linton per dare un ultimo saluto a Catherine.